scelta importante. Se sbagli il quadro down, allora la palla passa. Ah, gli sta Sì, si spiegando il chiama football. turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Puoi smontare da cavallo premendo triangolo. Ah, quindi adesso si può fare. Figo. Comunque, la storia è semplice in realtà. Non è difficile. Poi, se interessa, magari faccio un piccolo riassunto, ma se uno magari non si vuole rovinare. Ecco, vedi, qui c'è un fumetto. Fermo, Callus. Che razza di nome è Callus, poi? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Qui Tom. siamo. No, qui siamo già Callus. ben avanti. Qua già la storia è cominciata da un bel po'. Però è una bella storia. C'è qualcosa? No. Qui neanche. Resto con Callus. Oddio, quel nome. Tirati indietro. Forza. Ok, nessuno di questi edifici Su, sembra un forza. qualche. Andiamo nella zona centrale. Da lì vedremo il resto del campus. Esploro tutto come è giusto che sia. È stato divertente. Andiamo. Torno subito. Arrivo. Cos'è il lanciafiamme? Da tanto Far Cry. Madonna, il lanciafiamme. OP il lanciafiamme. Ah, adesso ho tutte le armi. Gli strumenti non ci sono, strano. Forse saranno sopra. Per esserci un'officina qua sicuramente
sicuramente qualcosa c'è. Cioè, non credo che non ci sia niente. Qui c'era un posto di guardia. È un buon segno. 29-8, niente. Non avevamo detto che doveva arrivare qualcuno. Non avevano detto che doveva arrivare qualcuno? A cosa serve stare qui se non succede nulla? 1-9, ancora niente. Mark, smetti di lamentarti. Qui sopra è un sacco di tempo per leggere. I turni di guardia e laboratorio scientifico. Quelli sì, sono una tragedia. 14-9. 5-9 reclute dalla ZQ di Chicago. QZ, dentro. Finalmente, uno di loro mi ha dato un pacchetto di sigarette per avere fatto un buon lavoro. Tizi del QG, dentro. Ci vogliono 6 persone per consegnare un camion. Ma fuori deve essere peggio di quanto ricordi. Consegna di rifornimento dal quartier generale, dentro. Tra parentesi, ho preso 2 mele da una delle casse. Te ne ho lasciata una, goditela. 10 milioni di lupi mannari dentro. Li ho lasciati entrare solo per te. Buon Halloween. Ricognitore in cerca di provviste. Uno scienziato biologo da San Francisco, dentro. Questo tizio è un pezzo di merda, tienilo d'occhio. 3 nuove reclute, dentro. Quantomeno mi hanno curato buon Natale. A me non me la sono sentita di dir loro che sono ebreo. 10 cassi dall'ospedale. Molta roba di laboratorio, dentro. Ok. Qui non si può salire. Qui è dove già siamo stati, però non penso che qui, esatto. Qui non c'è nient'altro. L'unica cosa che mi fa storcere il naso è che non ci siano gli attrezzi. Magari sono da un'altra parte. Quindi in questi posti la gente ci viveva e ci studiava, anche se erano adulti? Sì, studiavano, facevano feste, cercavano la loro strada. Capivano cosa fare delle loro vite. Capivano cosa fare delle Vai, loro vite. Vai, indietro. Ah, tipo l'università, certo, sì. Beh, se capisci cosa fare con l'università, sei fortunato. Dato che dovresti saperlo prima. Forza. Comincia a far freddo. È la stagione. Ecco, qua c'è altra roba. Quanti pensi che ce ne siano? Di luce, intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Sì. Sì, è un virus. So. E praticamente questa ragazzina, Ellie, è immune. Cioè ha sviluppato gli anticorpi ed è immune. E quindi lui deve portarla al comitato scientifico perché devono analizzarla per il vaccino. Cioè devono studiare il vaccino grazie a lei. Ecco perché devono portarla qui e devono salvarla. Perché è importante che venga studiata e venga sviluppato il vaccino giusto. Per curare ovviamente la popolazione e renderla immune. Eliminare poi tutti gli infetti che purtroppo ormai non possono guarire e ricominciare a vivere. Questo diciamo è il succo del gioco praticamente. Che sembra una storia vista e rivista fondamentalmente. Però in base a come la fanno può assumere delle sfaccettature diverse. Cioè non è come Resident Evil che tu sei in una città desolata, c'è il virus T, tutti zombie, arrivederci e grazie. Qui invece c'è un inizio, ti fanno vedere, anche su Resident Evil c'è un inizio, però diciamo è fatto diverso, qui è un po' più drammatico. Come scenario dal punto di vista anche dei legami affettivi, perché comunque a lui muore la figlia, a lei muoiono diciamo tutte le persone care come hanno detto poco fa,
e si viene a creare questo legame tra di loro, che è un legame forte, fondamentalmente, dove cioè, chi gioca giustamente rispecchia una figura padre-figlio, padre-figlia in questo caso. E lei stessa glielo ha fatto notare, lui non l'ha mai ammesso, ma fondamentalmente è così. Wow. Resta col cavallo, vado a prendere. Sì, non voglio che scappi via. Torno subito. C'è qualcuno che urla. Sento urla. Questo coso è stato sistemato alla buona. Ah, no, là c'è il. È a secco. C'è un blocco note. Cerco di riattivare la corrente. Abbiamo dovuto sistemare la porta per il generatore al piano di sopra. Per favore, usatelo il meno possibile. Stiamo finendo la benzina. E mai sentito delle urla comunque. Madonna! Quanti cazzo sono? Avrei potuto fare tutto in silenzio. 50 del lanciafiamme, minchia. Beh, sì, fondamentalmente non è, diciamo, importante la storia in sé. Come viene raccontata. Davvero? Dove cazzo sono? Ah, ho fatto il giro praticamente. Vabbè. Vediamo qua cosa c'è. Le panchine sui balconi, ma che cazzo? Allora, questo è il generatore. Però io voglio vedere se c'è qualcosa. Tipo da saccheggiare. Infatti la prima cosa che ho detto è che, diciamo, una storia che paradossalmente è molto attuale con quella che stiamo vivendo noi, anche se ovviamente il coronavirus non ha queste sintomatiche, cioè il coronavirus è una cosa, questo è un altro, però effettivamente sì, perché poi loro vivevano in quarantena, hanno avuto tutte misure di precauzione. Attiva l'interruttore prima che finisca la benzina. Cosa avresti voluto fare? Beh, quando ero bambino volevo fare il cantante. Non smettila. Sul serio? Fatta qualcosa. Ah, no. Avanti, non rido.
Non ci credo. Joel, per favore. Il cantante. Lol. Allora, non salgo a cavallo per ora. Preferisco girare a piedi. Così se posso prendere qualcosa, la prendo al volo. Ma non c'è nulla. Qua neanche. Ecco, noi dovremmo andare sicuramente da quel lato. Main hall, esatto. Quindi dobbiamo esplorare di qua. O di qua. Questa porta non si può aprire. Diciamo che da un lato esplorare sì, mi piace, ma da un altro... o mi rompo i coglioni. Oh, però io sono fatto così. Sono un maniaco in queste cose. Devo cercare tutti gli angoli, tutti gli anfratti, tutto. Qua ci si può salire, eh? Vabbè, cioè, no, dico, vabbè. Ok, qui devo saltare col cavallo. Quindi devo salire per forza ora. Però qua non c'è niente. Vabbè. Vabbè. Spostati. Spostati. Wow, quelle sono scimmie. Scimmie? Sì, un sacco di scimmie. Ah. Queste saranno sicuramente le scimmie in laboratorio che hanno utilizzato per gli esperimenti. Quindi strano che non siano infette. O che non siano aggressive. Ora sicuro mi esce King Kong tipo super aggressivo. Questo è uno scenario da boss fight. Spazi aperti. Focalizzazione centrale. Se i giochi mi hanno insegnato qualcosa è che se c'è un boss lo riconosci subito. Cazzo, è un pannello alla Doom. Non so se gli animali qua vengono infettati, sinceramente. Non si sono visti animali infetti, in realtà. Anche perché credo che venissero uccisi direttamente per mangiare o non hanno avuto la possibilità di manifestare. Sì che sarebbe poi anche diverso da studiare, perché non tutti gli animali hanno lo stesso sistema immunitario. Io parlo di scimmie perché le scimmie sono quelle più vicine a noi, a esseri umani. Quindi se gli esseri umani hanno subito questo tipo di malformazione, sicuramente anche le scimmie potrebbero sviluppare allo stesso modo, diciamo, gli stessi sintomi. Per quello mi sono sorpreso che non fossero aggressive o infette, perché stando a contatto in un ambiente infetto, le scimmie, essendo molto simili agli esseri umani, kit del pronto soccorso potenziato. Bene. Mi piace sta cosa. Mi piace. Anche se in realtà... Allora, qui abbiamo esplorato tutto. Dai, si è fatto male, non ci credo. Allora, qui... No, forse sapete che boss fight qui in realtà non c'è, perché a quest'ora non mi avrebbe fatto entrare in quelle case. Magari è un po' più avanti. Science Lab. Quindi il laboratorio è da quel lato. Ok. Quindi tutto il resto posso esplorarlo. Dormitori. Qua si dovrebbe alzare la cosa.
Ok, ma qua ci dobbiamo andare dopo. Allora, qui cosa c'è? Niente. Sì, ma qua non c'è nulla. Vediamo, devo tornare indietro. Nella hall principale non ho esplorato tutto. Perché poi hanno un lento, porca troia. Cosa c'è? Non c'è niente. Ehi. Qua? Niente. Qui al centro? Non penso niente a sto punto. No, infatti. Vabbè. Meglio. Che poi effettivamente in questo gioco non è che ci sono delle vere e proprie boss fight. Cioè è un survival dove diciamo il boss fondamentalmente sei te stesso. Perché devi risparmiare le munizioni, devi gestire tutto. Vabbè, andiamo lì. Attenzione. Anche tu. Vediamo se qua ci sono altri infetti. Vabbè, sto colpo è lanciafiamme. Me ne fotto. Mappa campus. Ok. Queste saranno tutte stanze, giustamente, dei dormitori. Carta igienica sporca. Cassetti da aprire. Oh, una foto. Questa sarà qualche sviluppatore. Sarà qualche sviluppatore questo. Qualche easter egg. Cioè, almeno solitamente fanno così, che mettono gli sviluppatori nelle foto, comunque, cioè possono utilizzare immagini, ecco, con l'autorizzazione. C'erano i bagni in comune, praticamente. Ho sentito rumori però. Ma sicuramente devo scendere. Sì. Devo scendere sicuramente. Clicker. Sì.
Madonna, che casino. Ora il problema. Qua il problema principale sono i clicker. Allora, sì che i coltelli ne ho tre, quindi posso difendermi. Ma il problema principale sono i clicker. Fuori uno. Questo è immobile, ma quello gira. Ok, magari adesso possiamo approfittare. No, attenzione. Ma questo fa il giro di qua. Quindi forse lo posso prendere da qui. Attenzione. Ok, questo, ma quello, quello è quello grosso, quello che esplode, il boomer là, come cazzo si chiama? Sì, mi pare che sia proprio quello, cazzo. E quello lo posso eliminare silenziosamente? O forse no? Sì, sto cazzo. Ok. Beh, non lo posso eliminare. Ma ah, vabbè, con lanciafiamme è relativamente easy. Bene, penso che non ci sia più nessuno adesso. Dai, qua ce la siamo cavata alla grande. Alla grande proprio. Tu dici? Mi fido. Allora, di qua si può uscire, però aspetta, andiamo di qua prima. Ecco, ci sono stanze.
Che è un fumetto? No. L'esercito degli Stati Uniti interrompe le ricerche. L'esercito degli Stati Uniti ha rilasciato un comunicato in cui si annuncia l'abbandono delle operazioni di ricerca. Le regioni comprese entro 10... Vabbè, ordinanze del governo. Pillole doping. Ok. Possiamo andare avanti. Altri infetti, sto bene. Bene. Vedi che quei clicker fossero luci? No. No, non credo. Non credo? Perché tengono gli infetti vicino al laboratorio? Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Da uno abbiamo raccolto una piastrina della luce, però. Quindi non lo so fino a che punto non erano luci. Forza. Su, forza. Già, qua è pieno di capannoni. Niente guardie. Niente di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. Entriamo. Sono tutti morti già. Se no non ci sarebbe The Last of Us 2. Sarebbe troppo facile il fatto che lui la consegna, fanno il vaccino. Chi si è visto, si è visto. Sei mai stato in questi posti? Cosa, un'università? No. No, non da studente almeno. Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara. Ah. Sei stato sposato? Per un po'. Cos'è successo? Ok. Troppo. Troppo. Vabbè. Tanto gliene parlerò prima o poi. Ormai loro si sono affezionati, solo che stanno facendo di tutto per non farlo capire, per evitare di soffrire. Qualora dovesse succedere, ovviamente il peggio. Però il loro legame ormai, cioè, è palese. Si vede lontano un chilometro. Ecco, un'altra piastrina delle luci. E vabbè. Ok, da qua si salta col cavallo, quindi non mi interessa per ora. Vediamo qua. Qui tutto barricato. Ok, andiamo dall'altro lato prima. Stai indietro. Aspetta. Vediamo da quel lato prima, dopodiché
possiamo proseguire. Eh sì, qua tutto barricato. Andiamo. Qui già ci siamo stati. Vabbè, andiamo. Allora, qua cosa c'è? E comunque non credo di essere troppo lontano dalla fine ormai. Perché, cioè, per arrivare al laboratorio e scoprire che poi finisce tutto in vacca, penso che sia proprio la fine perfetta per The Last of Us 2. Sì, sembra una via d'accesso. Rimangono come per dire, mo che facciamo? Proprio classico finale. Che dici, minchia, che palle. Allora, di qua sicuramente non si può andare. Sì, c'è il catenaccio. Arrugginita è bloccata, dobbiamo trovare un'altra entrata. Che è là sopra. Va bene. Scusami, no. Aspetta, cos'è che mi aveva fatto vedere? Mi aveva fatto vedere quella zona lì. E da lì come ci vado? Qui non può essere. Qua non mi fa scavalcare. Ah, vedi, qua c'è un'apertura. Aspetta. Devo spostare forse qualcosa. Forse questo si può spostare? Sì. Ok. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Ottimo. È sceso dal cavallo. Vabbè, sì, effettivamente quel cavallo non ci serve più. Allora, qui ci sono dei fili, quindi vuol dire che c'è qualche interruttore da attivare? O servono solo per i fari? Forse servono solo per i fari. Allora, poi qua cosa c'è? Qua non si può entrare. Allora forse lo devo prendere. Vediamo dove lo dobbiamo piazzare. Qua lo dobbiamo piazzare. Devo salire dal camion e dal camion andiamo su. Sì, esatto. Qualche c'è una finestra, c'è uno spazio per passare. Pannelli solari. No. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo un'occhiata. Ok. E siamo dentro il laboratorio. Beh.
Boom. Cos'è, un tavolo da lavoro? Bene. Però per trovare gli attrezzi 4 e 5 o sono qua dentro? O li ho saltati da qualche parte per forza. Anche se mi pare strano, cioè io ho esplorato ovunque. Difficile che li abbia persi. Boh. Vabbè, andiamo avanti per ora. Ehi! Luci! Qui c'è la cura per l'umanità! C'è nessuno? Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Però qui è dove dobbiamo andare, quindi aspetta. Aspetta. Fammi vedere se c'è qualcosa qui. L'armadio si può aprire? Sì. Altro metallo. Ecco, vedi? Va bene. Qui ci sarà qualcosa di importante. Eccoli. Attrezzi livello 4. Molotov potenziato. E infatti mi sembrava strano perché, cioè, non ho mai saltato nessun posto. Ok, quindi abbiamo gli attrezzi livello 4. Bene. Andiamo a potenziarci, direi. Almeno vediamo cosa posso potenziare più che altro. Beh, il lanciafiamme è sicuro. Vediamo cosa abbiamo. Esatto, la portata, il lanciafiamme assolutamente. Però vedi, ci vogliono ancora gli strumenti di livello 5, quindi vuol dire che ancora c'è qualche pezzo che dobbiamo fare. Quindi non siamo proprio verso la, cioè siamo verso la fine, però non fine al 100%. Minchia, lo faccio diventare uno spas sto coso. Minchia, mirino perforante, il coso perforante sarebbe, proiettile perforante sarebbe figo, però strumento 5, quindi sti cazzi. Però credo che in realtà questi potenziamenti, secondo me, valgono anche per il New Game Plus. Sì, secondo me, cioè hai un potenziamento per ora, ma sicuramente li potrei potenziare anche dopo. Andrà alla grande. Quindi per ora lasciamo così. Tanto vanno bene per ora. Non ho bisogno di pompare troppo. Adesso sono messo abbastanza bene. Come potenziamenti, ovviamente, parlo in generale. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Forse non tutti. Stammi vicino.
Aspetta, qui cosa c'è? Niente. Allora, le stanno di là, quindi vediamo se qua c'è qualcosa. No, vabbè. C'è una parte dello jumpscare che salta in aria. Ci sono corpi. È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati. No, questa porta non la voglio aprire però. Che da ratto quello. Meglio il mattone. C'è nulla. Doping. Questo è interessante. Non c'è niente. Minchia. Bello. Però non mi piace sto fatto che troppe munizioni mi stanno dando. Cosa mi stai dicendo? Non è un buon segno se il gioco ti fa avere munizioni e roba varia. Siamo stati. Qui dove spuntiamo? Dove eravamo prima, giusto? Sì. Ok. Abbiamo fatto il giro praticamente. Va bene. Va bene. Prepariamoci che qua c'è qualcosa di grosso. Qua c'è cos'è, un campo medico. Oh, merda. Qua siamo. Jumpscare incoming. Che cazzo sono queste cose? Ah sì, tutti i lavandini chimici. Che è una radiografia. La crescita dei funghi sul cervello del paziente. Non si può fare lo zoom? Ah, ecco, per effettuare lo zoom. Ah. Quindi gli si sono al lato destro del cervello. Quindi, giustamente, ecco perché impazziscono.
Vedi, si sono sviluppati tutti sul lato destro. Vabbè, non credo che si sviluppino tutti sul lato destro. Cioè, si sviluppano sul cervello in generale. Però questo è il lobo sinistro, cioè è il profilo sinistro, vedi? Si vede proprio come una massa totale. Proprio avvolge tutto il cervello. Carino. Figo. L'impressione che ste scimmie siano più. Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie. Cerchiamo ancora, troveremo qualcosa. Beh, un po' poco probabile. Ci sono spore in giro, vedo che lo schermo diventa tutto filigrana. Registratore. Quattro bancali di strumenti di laboratorio imballati e pronti a partire. Ora resta da decidere cosa farne di voi. Il gruppo compromesso dovrà essere soppresso. Sapete che vi dico? Che si fottano. Siete state voi a sopportare i sacrifici maggiori. Se c'è qualcuno che merita di uscire vivo da qui. Ehi, state buone a. Ma sta. Andiamo a vedere che le Fortuna che scimmie. non abbiamo avuto a che fare con quelle scimmie. Non dice dove sono andate. Già, proseguiamo intanto. Cioè, le scimmie sono diventate portatori sani. Ciambelle. Questo potrebbe essere un problema. Cioè, potrebbe essere nato tutto da qui. Cioè, come per esempio. Col coronavirus, se facciamo l'esempio, cioè il laboratorio scappa il caso infetto, il caso X, il caso 1, chiamatelo come volete, e poi si diffonde l'epidemia. Quindi non vorrei che queste scimmie sono la causa. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, a cavallo. Che c'è? C'è il cavallo ancora. Sono le luci. Sta giù! Oh!